Esistono storie che fanno riflettere. Storie che mostrano che agli occhi del fato siamo tutti uguali. Uomini, donne, etero, gay. Il fato non fa distinzioni. Immaginate che il mondo sia un enorme parco. C'è chi piace stare all'ombra, chi invece al sole. Personalmente io non vedo complicazioni. Sia gli uni che gli altri devono affrontare problemi di gran lunga superiore della loro diversità di gusti. Raccontiamo una storia che racchiude a sua volta tre storie diverse tra loro, eppure stranamente legate da un comune denominatore: il lavoro. In una società in cui tutti hanno smesso di combattere, il passatempo preferito è diventato ostacolare chi cerca di realizzarsi. Quando il sole è già alto, ognuno di noi inizia la propria partita. C'è chi la comincia dormendo, qualcun altro si sta svegliando, altri ancora sono già al lavoro. Ma tutti, nessuno escluso, hanno la loro mossa da giocare. Oggi è il giorno di caccia, caro il mio neolaureato. Dai, Robby, preparati e vatti a prendere il lavoro per cui tanto ho studiato. Sarò pronto allo scontro con la realtà, che offre solo contratti precari. Sono pronto, sono bello e sono laureato. Praticamente imbattibile. Pronto. Il signor Lorenzi. So io chi è? Sono Luca Parisi, direttore dell'agenzia dove lei ha il conto corrente. Sì, la chiamo per dirle che di nuovo sul suo conto risulta un sostanzioso scoperto e quindi non è possibile procedere al pagamento della rata del mutuo. Buongiorno amore. Ciao tesoro, come stai? Dai, che è successo? È successa una cosa. Può essere anche una bella cosa, però... Dimmi. Sono incinta. Come? La ragione è che con due stipendi noi non ce la facciamo, abbiamo una bambina piccola. Capisco, ma non è la prima volta. Devo avvertirla che se non coprirà entro la fine del mese, la direzione potrebbe pignorare il suo appartamento. Ma noi in quell'appartamento ci viviamo. Mi dispiace, arrivederci. Aspetta un bambino. Ma com'è possibile? Tu prendi la pillola. Sì, ma funziona al 99%. Evidentemente noi siamo in quell'1%. Che cazzo stai dicendo? Io non l'ho mai sentita questa cosa. L'hai fatta apposta. Mi vuoi incastrare? Permesso? Sì, prego, mi dica. Ecco, io, vede, vorrei fissare. Chi la manda? Nessuno? Ho la laurea. Senta, io ne ho due di lauree e tre master e mi ritrovo a fare la segretaria. Non mi faccia perdere tempo, se non la raccomanda a nessuno se ne può anche andare. No, no, aspetti. Cioè, non avete visto niente di me. Almeno mettetemi alla prova. Senti, ragazzo, sarò sincera. Ci sarebbe un'altra possibilità per venire a lavorare da noi? No, non ho mica chiesto di fare l'attore. Vaffanculo, sei licenziata e vedi di far sparire quella cosa che porti dentro. Tu non mi puoi licenziare. No? Ho meno di 15 dipendenti, posso fare il cazzo che mi pare. Adesso fuori di qui. No, non lo chiamo! Hai la torre mia una volta tanto che rimane a casa da sola. Non puoi chiedermi di chiamare mio padre dopo tutto quello che c'è stato. Sei tu che non puoi chiedermi di capirti. I nostri due stipendi non bastano ad andare avanti la famiglia. Abbiamo bisogno di guadagnare di più, punto e basta. Pensa Carlotta! Ci penso, ma non ci riesco lo stesso. Come sarebbe a dire non ci riesco? Tuo padre sarà anche uno stronzo, ma anche una ditta. E siccome sempre tuo padre, anche se ti fa schifo lavorare per lui, ingoiati l'orgoglio e fai questa cazzo di telefonata. Parli bene tu, ma sono io che devo fare il cane bastonato. Fossi in te io, lo farei. Dammi qualche altro giorno, piuttosto mi cerco un altro lavoro, ma non fa crisi e mi chiamare mio padre. Non è detto che mi ritrovi. Ah sì, e allora comincia subito a cercare. Nobody can
Laureato in massimo dei voti e in breve tempo. Complimenti. Grazie. Sì, ma non posso assumerti. Sì, sei bravo, ma hai poca esperienza. Capisci? Chiedo scusa, ma lei è il sesto che mi dice una cosa del genere. Ma un ragazzo come fa a fare esperienza se nessuno gli dà l'opportunità di farla? Boh, non lo so. Non lo so. Non lo so. Ma io ho la laurea, ho fatto la scuola. Ehi ragazzo, la vera scuola è la strada. Ma vaffa! Salve! Troppo allegro. Abbiamo già trovato. Oh, troppo giovane! Poca esperienza. Ah sì? Troppo vecchio. Siamo pieni. Troppo troppo. Non ci serve nessuno. Marco, sei arrivato in ritardo anche oggi. È la terza volta questa settimana. Hai ragione che ho un po' di problemi. I problemi ce li abbiamo tutti, ma non per questo arriviamo sempre tardi in ufficio. Che non si ripeta più. Scusa. Può un ragazzo da solo cambiare le sorti del proprio destino? Ci sono giorni in cui lo credo e giorni in cui non lo credo affatto. Che c'è ragazzo? Non trovi lavoro? Te chi sei? Ho avuto molti nomi. Freddy, Jack, Johnny Pizza. Ma tu puoi chiamarmi Angel. Johnny Pizza? Perché Johnny Pizza? Più palle ragazzo! Se non ci credi tu, non ti crederà mai nessuno. E non vomitarmi il solito piagnisteo dei raccomandati e cazzate varie. Carisma e determinazione fanno la differenza. Siamo in un'era in cui ci sembra tutto dovuto. Non c'è più gente che combatte per quello in cui crede. Io vedo una marea di zombie che si accontentano e basta. Non trovi, Bob? Shh. Lo vedi quello? Ha sogni e obiettivi. Ma sta perdendo tempo. No! Non farlo più, Bob. Ricorda, carisma e determinazione, tutto il resto. È noia. No, non ho detto gioia, ma noia, noia. Vabbè, Calippo Pizza. Io me ne vado al lavoro. E tutto il resto è noia!